veniamo allora questi innovatori? Ritorniamo nel mondo del vino con Alberto Grasso, invito anche l'amministratore delegato di Syngenta, Luigi Vadelli. E qui abbiamo rappresentata una grande azienda vitivinicola storica, Fontana Fredda, che ha comunque, diciamo, cambiato un po' da qualche anno, no? Passo, e qui abbiamo un altro progetto molto interessante che si chiama Vino Libero. Sì, allora io ritiro il premio in modo immeritato, perché in realtà dovremmo ritirarlo in tanti, nel senso che siamo un gruppo di aziende che lavorano sul progetto Vino Libero. Quando si ritira un premio normalmente si fanno anche dei ringraziamenti, sono doverosi ovviamente a Nova Agricoltura per averci dato il premio, ma in maniera molto sentita e sincera a Syngenta, che ci ha segnalato per questa cosa e che con noi collabora ormai da tanti anni su questo progetto di innovazione. Che è un... Cosa vi ha portato? Ci ha portato tanta possibilità tecnologica, tanta sperimentazione, e ci ha permesso di avere uno sguardo, una visione un pochettino più avanti su tanti argomenti. E oggi sappiamo com'è importante arrivare sul mercato un pochettino per primi, e quindi questo oggi ci sta premiando molto. Il progetto Vino Libero va molto bene e questa collaborazione è stata fondamentale, perché ci sono tante altre ovviamente. Beh, Syngenta è, diciamo, un grande gruppo di riferimento sul fronte, diciamo, dell'innovazione sostenibile. Ma Roberto, se mi permetti, inizio con una battuta: 30 anni, 35 anni tu, 30 anni io fra un mese, quindi se mi permetti condivido con te soprattutto la passione e il crederci nell'agricoltura italiana ce la può fare grazie all'innovazione e alla tecnologia. Io rappresento una grande azienda, ma rappresento soprattutto tantissimi miei collaboratori che ci credono come me e che si mettono a disposizione dei grandi imprenditori agricoli italiani per far sì che l'agricoltura italiana e l'agricoltura italiana sia veramente un successo. Abbiamo trovato in Fontana Fredda ovviamente un partner eccezionale. Grazie ancora. Grazie a voi.